Danilo, come stai? Bene, bene, un po' di corsa, però va bene. Innanzitutto vogliamo sapere come sta procedendo la preparazione per la nuova stagione. Ti stai allenando? Sì, sì, sono tornato adesso, infatti ancora mi devo andare a fare la doccia, però sono andato a girare con la motocross. Domani in teoria avrei il giorno di riposo, però mi sa che vengo a fare un giro lo stesso. Ecco, una domanda che ti volevo fare, se domani sarai in asse di partenza, quindi ci sarà anche Danilo Petrucci domani? Sì, però sono mascherato, quindi non mi riconoscete domani, ma è vero. Senti, un uccellino mi ha detto che nel tuo programma di allenamento c'è anche l'enduro, è vero? Sì, 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 sì. No, vado spesso con la moto enduro, mi piace parecchio. Per trovare confidenza, più sensibilità, qual è il motivo? Per non andare in palestra. No, è molto, molto bello, a me piace andare in moto, quindi qua da noi a Terni si fa molto bene con la moto enduro, è pieno di montagne, sono i posti più belli forse d'Italia e quindi sono qui, fare enduro è naturale. Senti, obiettivi per la prossima stagione? Fare meglio di quella scorsa, quindi poi sto zitto. Al titolo mondiale non ci pensiamo, ovviamente facciamo gli scongiuri, però ti voglio chiedere qual è l'avversario più temibile, che temi di più in pista? Ma ce ne stanno tanti, cioè vanno tutti molto forte, però penso che sia molto difficile battere Marquez, è molto veloce, rischia tanto e ancora mi è riuscito poche volte a batterlo lui, quindi... è molto forte, io credo che nei prossimi anni sarà lui da battere. Senti, com'è iniziata un po' questa avventura per te? In uno sport particolare, molto dispendioso, quindi immagino ci voglia tanta passione, tanto appoggio, insomma, poi il calore dei tifosi ripaga di tutto, no? Sì, ho cominciato ad andare molto, molto da piccolo. Mi sa una delle prime volte che sono andato in moto era proprio il moto trip, avevo 5-6 anni mi sa, quindi mi è sempre piaciuta la moto e no, l'ho fatta diventare uno scopo. Va bene, grazie Danilo, ti lasciamo all'abbraccio dei tuoi fans, un bel applauso a Danilo Petrucci e vediamo domani chi è che lo riconosce in pista, grazie. Quest'anno come Yamaha, come concessionaria Yamaha e come in supporto e anche in ausilio agli amici del team GRT abbiamo pensato di fare una cosa diversa, abbiamo portato un campione del mondo, Lucas Maias a Terni, e un campione del mondo con l'R6, fresco di alloro. Allora io ringrazio anche Filippo, giusto? Sì, sì, Filippo. Parla da traduttore con Lucas Maias. Sì, sì, ci proverò. La domanda per Lucas è se ha messo a punto la moto per domani, che moto sarà, che giro farà e cosa si aspetta soprattutto? È stato molto contento oggi, ha fatto già un'uscita e si trova molto bene con la moto, la 250 che ha messa a disposizione anche dalla team, aiutando anche dalla concessionaria. Mi piace molto lo spirito con cui si sta affrontando la manifestazione, sono eventi che sono sempre molto belli e domani l'obiettivo è divertirsi, quindi farà del tutto per divertirsi anche lui in sella a questa moto. Grazie, allora buon chance glielo dico io, non c'è bisogno che me lo traduci, enjoy. Thank you very much. Enjoy. Ecco, vado da Mirko Gianzanti, volto notissimo ovviamente, il motociclismo italiano, ternano, che effetto fa ritrovare l'abbraccio del MotoTrip? Beh, il MotoTrip è una cosa storica a Terni, un evento bellissimo e raggruppa moltissimi appassionati di moto da tutta Italia, quindi comunque è un evento bello partecipare, noi abbiamo avuto quest'anno la fortuna di far venire Luca campione del mondo e quindi una bella soddisfazione. Tommaso Montanari, altro pilota ternano, i fan, lo rubiamo ai fan, è Alice. Tommaso, campione di enduro, no? Partecipa al mondiale di enduro, che effetto ti fa il MotoTrip, una grande festa, domani sarai in pista, hai messo a punto la moto? Sì, sì, la moto è appunto, ho fatto il setting giusto e sì, è da quando ho 4 anni che faccio il MotoTrip, perciò non potevo mancare a questa ennesima edizione, tra l'altro molto bella, sempre molto bella. Ma com'è questo legame fra Terni e le due ruote? Questa grande tradizione, c'è cioè Petrucci, Gianzanti, adesso ci sei te pure.
Sì, beh, c'è un legame forte, sin da, cioè, da Libero Liberati, senti gli amici, da Libero Liberati a Danilo Petrucci, comunque sempre una grossa, cioè, da sempre una grande storia. Grazie a Tommaso, complimenti per aver mantenuto la concentrazione nonostante gli amici cercassero di distrarlo. Va bene, grazie, buon divertimento. Grazie a voi, grazie a voi, a domani. Ciao. Cos'è che ti piace del modo dribble? L'emozione quando stai in pista, perché sai che là ci sei te, devi pensare a quello che fai, vedere tutti insieme che la gente è disposta ad aiutarti, che ti danno una mano per imparare, vedono che sei meno esperto, quindi ti aiutano, e è una passione che se la coltivi, penso che, io spero di farci un lavoro da grande, spero che sia il mio futuro, diciamo. Ciao, scusate, da dove venite voi? Io Spoleto. Tu? Terni. Quanti anni so che venite al Motrip? 4 anni. Che vi aspettate oggi? Divertimento, sicuramente. Moto da oggi? Per voi, enduro? Enduro, sì. Pedruccio ha detto che le montagne di Terni sono le più belle di tutta Italia. La zona, sì, assolutamente, in assoluto. Esatto. Bellissimo. Esatto, confermo. È un parco giochi naturale, bellissimo. Ma chi ve lo fa fare svegliarvi così presto la mattina? La passione. L'amicizia, sì, ecco. Sì. Guarda questi altri, guarda. Guarda, io questa è la seconda o terza edizione, ma ho riniziato da poco. In realtà sono un novellino. Ho iniziato da giovane e adesso da vecchietto mi ripresento. Quindi i veterani. Qual è uno più veterano? Guarda, questo è un veterano. Scusa, ti rubiamo un attimo al telefono. Ciao. Ciao, che cosa rappresenta il Motrip? Motrip rappresenta la manifestazione, diciamo, dove un po' si riuniscono un po' tutti i ternani e non. È 30 anni che esiste, quindi credo la sia la manifestazione più grande d'Italia, credo, d'enduro di questo periodo. Quindi come vedi ce ne sono tante, raccoglie un po' enduro, strada, trial, credo anche bici quest'anno. È una cosa bella per stare insieme, insomma. Poi la giornata tiene, considerando l'altro anno c'era il ghiaccio, quindi buon divertimento. Un momento di aggregazione e di divertimento. Lui è il più forte, guarda. Il numero 2 c'è la Petrucci. Petrucci ha detto ieri che le montagne di Terni sono le più belle d'Italia per fare enduro e fare il cross. Verissimo, c'ha ragione. Paesaggi unici, veramente, belle proprio. La moto tua qual è? Noi è stati là, in mezzo al mucchio. Quella più brutta la moto sua. C'ha ragione. Buon divertimento. Grazie, altrettanto. Buongiorno, scusate, state mettendo le provviste. Siamo i Monelli, dalla provincia di Caserta. Voi da Caserta venite? Sì, tutti gli anni veniamo. Che rappresenta per voi il Motrip a Terni? L'hard dell'enduro, proprio il top, diciamo. Lo spirito dell'enduro, ragazzi, è da non perdere ogni anno, mi raccomando. Voi su che percorso starete oggi? Hard. Anche extreme se c'è. Extreme ancora meglio. Ho detto che c'è il percorso hard quest'anno e in base al tempo potrebbe diventare molto molto hard, però voi sperate che piove? Speriamo che piove, così è ancora più difficoltoso sarà il percorso. Vabbè. Più difficile è, più godiamo, no? Più difficile è, più godiamo. No, non è enduro. È duro. Deve essere duro. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Buongiorno. In che punto sarai posizionato? Allora, il punto dove sarò io si chiama La Vacca Morta. Sarebbe... Dopo le pisciarelle, il pecoraro, scopriamo pure La Vacca Morta. La Vacca Morta, sì. Aspetta. Sarebbe dopo Stroncone, penso. Dopo Ristoro. E niente. Senti, che clima si respira? Bello, è bello, tanta gente. Quest'anno penso sia più bello dell'anno scorso, perché c'è stato l'anno scorso stava il ghiaccio, quest'anno invece temperatura bellissima e è da divertirsi. Grazie, buon divertimento. Grazie, ciao. Ciao. Scusate se disturbo, vedo che siete impegnatissimi. Buongiorno. Quanta gente? Sì, rispetto alle aspettative siamo rimasti proprio al pari come avevamo previsto. Ne stanno arrivando altri che probabilmente hanno visto il tempo che è stabile e allora si sono decisi a,
a partecipare. Fare una stima, quanti partecipanti? Siamo già sui 500, però ancora non sono finite le iscrizioni. Abbiamo visto dei ragazzi di Caserta, vengono anche da fuori, poi ovviamente da Lugo. Sì, diciamo che questa manifestazione ormai è diventata a carattere nazionale, perché c'è stato un buon tantam, perché la gente è rimasta sempre soddisfatta ed è l'unica comunque nel suo genere. Quindi sì, abbiamo avuto gente da altre regioni, stiamo aspettando qualcuno anche dalla Calabria che già ha telefonato, hanno qualche piccolo imprevisto sulla strada, ma sono delle persone. Stanno arrivando, sì, perfetto. Grazie. Prego. Prontissimi, Mortale. Prontissimi. Dove venite? Noi da Vignanello, provincia di Viterbo. Quindi conoscerete queste zone? No, sinceramente no, oggi per la prima volta facciamo questo giro e vediamo di che si tratta. Che vi aspettate? Tanto fango, tanto divertimento. Chi è invece un abitué del mototrip qui in mezzo? È il secondo anno che veniamo. Secondo anno? Sì. E oggi che giro fate voi? Giro enduro. Sì. Il moto tuo qual è? Moto mia, eccola qua. Messa a posto, tutto regolato? Tutto a posto, grazie, sì. Grazie, buon divertimento. Sindaco, ma lei la moto dove l'ha messa? Io la moto è quella, diciamo, di plastica da bambino e non so che fine ha fatto. Però insomma Terni è la città dei motori, quindi queste manifestazioni servono a far sì che la città continui a vivere questa passione, che sappiamo anche oggi dispone di grandi campioni, quindi un ringraziamento fortissimo al Motoclub che si fa carico di organizzarla con grande successo. Oggi è una giornata piena di iniziative sportive, quindi il mototrip, la mezza maratona, i campionati di scherma, quindi la città è stata riempita da persone appassionate e quindi siamo veramente felici di Terni, città dello sport. Le farebbe comodo oggi una moto per andare in giro tutti gli eventi che c'è in città? Contando anche quelli religiosi che oggi sappiamo, Sant'Antonio Abate, poi al Duomo oggi pomeriggio, indubbiamente sarebbe utile per arrivare in tempo e girare tutto, ma insomma impareremo e rinverdiremo questi fasti giovanili. Prima cosa, abbiamo visto gente dalla Calabria, dalla Campania, da tutte le regioni d'Italia. Beh, il mototrip è una delle manifestazioni più seguite, che ha centinaia di iscritti e quindi vengono perché c'è un legame forte, dicevo, con la città, con i nostri motoclub, e quindi offriamo a loro un'occasione per fare un percorso, fra l'altro, di grande bellezza paesaggistica. Non litigare. Ciao, buongiorno. Sono ritornato adesso dalla ricognizione, tutto bene, frecce, tutto, percorso bello, molto impegnativo, nel senso che è un po' viscido, però è molto molto bello e tecnico, si divertiranno. Grazie. Ciao. Vai. Buongiorno, si sta allacciando il casco, tutto a posto la moto? Pronta? Tutto a posto, si spera di sì. Da quanti anni è che viene il mototrip? No. È il primo? Da dove vieni? Pontedera, Pisa. Da Pontedera? Che si aspetta da queste montagne? Ne ha sentito parlare? Belle. Belle? Belle, sono convinto che siano belle. Speriamo che si sia sentito, comunque il signore viene da Pisa, grazie. Siamo vicini alla linea del traguardo, tra pochi minuti la partenza, ciao, da dove vieni? Da Guidonia, Roma. Sei la prima volta che vieni al mototrip? Sì, mototrip sì, prima volta. Che ti hanno detto delle montagne qui di Terni, che ti aspetti? Sono molto dure. Ah, quindi penso che sarà una bella avventura. Perfetto, grazie, buon divertimento. Sei? Chiedo scusa, ma lei qui è per benedire tutti i partecipanti? Sì, noi benediamo su nella parte di Miranda, c'è lo show, se volete partecipare lì c'è la benedizione per chi si ferma. Però il casco non lo portate, com'è? Non vi serve il casco? Il Signore ci protegge. Come? Il Signore ci protegge e quindi non abbiamo bisogno del casco. Oh, anche le ragazze al mototrip, ciao, da dove venite? Imola. È la prima volta a Terni? Sì, la prima volta a Terni e anche la prima volta di una moto cavalcata. Ah, quindi un debutto assoluto, la moto tua qual è? La mia è quella lì, arancione. Ah, ecco, questa così grossa di chi è? Questa non lo so. Senti, ma che cosa ti aspetti da questo mototrip? Ti hanno parlato delle montagne di Terni? Sì, mi hanno detto che è bellissimo e quindi spero di arrivare in fondo e di divertirmi un sacco.
Grazie, buon divertimento. Grazie. Senti, siamo a pochi minuti dalla partenza, abbiamo visto un sacco di gente, le ragazze, anche altri prelati. Sì, altri, come si chiamano questi? Il vescovo, chi è? Il vescovo Gio? Ragazzi, voi non so se vi state rendendo conto, state intervistando uno dei più grossi piloti ternani, detto Lucio è il numero uno. Allora Lucio, sto percorso com'è? Non lo so ancora perché sono stato in cucina fino a ieri sera. Sì, quindi è il nostro addetto. È un aspetto importante. Pure. Sì, è un grande esperto, in modo particolare per la roba liquida. Lui, sì. Stiamo sempre a sottilizzare liquidi e solidi. No, il ristoro è importante per i piloti. Importante, certo, sì. Bisogna vedere chi ci arriva. Tante persone che sono venute da fuori, che anche la prima volta che vengono a Terni, mi hanno detto, abbiamo sentito molto parlare delle montagne di Terni. Famosissimo. Diciamo, questo è il regno dell'enduro italiano. Uno, cioè, secondo me, di percorsi ne ho fatti tanti, devo dire che forse è il più completo di tutta la zona, diciamo, di tutta l'Italia. Grazie, in bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Grazie. We'll be right back.